È iscritto a parlare per l'illustrazione della mozione il consigliere Ferrara. Prego, consigliere, per 5 minuti in facoltà. Grazie Presidente. Io credo che quest'atto oggi sia estremamente importante in virtù del fatto che a breve, stiamo aspettando ancora il decreto del Consiglio dei Ministri, nel Municipio X si andrà a votazione. Prefetto Vulpiani, con la Commissione Prefettizia, in questi ultimi anni, credo che abbia affrontato un lavoro molto difficile, ma sono anche consapevole del fatto che lo ha fatto in modo concreto, concreto perché quel territorio ne aveva necessità di un ripristino della legalità in funzione del fatto che per troppi anni questa legalità su quel territorio è mancata. È mancata, lasciatemelo dire, per la mancanza di una politica adeguata che ha permesso, che si arrivasse a quel punto, ovvero un punto dove non funzionava più nulla, dove non c'era attenzione per i crimini che venivano puntualmente commessi su quel territorio. Non ho memoria di atti concreti presentati dalle precedenti amministrazioni in funzione di un controllo puntuale. Non ho memoria di questo. Io credo che oggi questo documento, che spero venga votato all'unanimità da questo Consiglio, sia un atto di responsabilità da parte di tutti, affinché il lavoro che la Commissione Prefettizia, dopo lo scioglimento del Municipio per mafia, affinché quella che sarà la prossima amministrazione, e non parlo di chi guiderà quel territorio, ma di tutta l'amministrazione che si troverà all'interno dell'assise del Consiglio Municipale, affinché tutta l'amministrazione porti avanti con concretezza il lavoro che la Commissione ha svolto in questi anni. Credo che il lavoro di bonifica, in funzione di quello che abbiamo letto e visto, non solo sui giornali, ma anche all'interno delle inchieste, delle migliaia di pagine pubblicate, nonché nella relazione di accesso all'inchiesta Mafia Capitale, che ha visto quel municipio pesantemente coinvolto in alcuni meccanismi che ci auguriamo di non rivedere più, per il bene del territorio, per il bene dello sviluppo di quel territorio, perché noi vogliamo bene a Roma, ma soprattutto al litorale di Roma. Non voglio entrare in nessuna polemica, ma perché credo vivamente che ci sia la necessità di dare un impulso, e questo documento non è un documento polemico, è un documento di sostegno al lavoro svolto perché ce n'era bisogno, è un dato di fatto questo. C'era bisogno di ripristinare legalità all'interno della macchina amministrativa, all'interno anche del tessuto sociale, perché ricordo che gli imprenditori coinvolti non sono pochi all'interno del processo. Credo vivamente che oggi è il momento di lasciare indietro le polemiche. È inutile parlare dell'arresto di un presidente che guidava quel municipio, che è stato comunque condannato ultimamente nella sentenza ultima, ma credo che sia il momento di parlare di cosa vogliamo fare in quel territorio, e dobbiamo ripartire sicuramente dal lavoro fatto dalla Commissione Prefettizia. Io spero che a conclusione di questo percorso, un percorso che finirà a breve, il prefetto vorrà comunicare, cosa che anche giustamente, essendo comunque non un esponente politico, ma un uomo dello Stato venuto lì appunto per ripristinare la legalità, vorrà comunicare tutto il buon lavoro che ha fatto. Ce n'è molto perché io ho avuto l'opportunità, anche tramite la delegata del sindaco che lavora costantemente su quel territorio, di apprezzare e sostenere anche il lavoro che sta portando avanti e ha portato avanti fino adesso.
È chiaro che c'è bisogno di politica in quel territorio, di buona politica, e spero che le prossime elezioni amministrative nel municipio possano portare finalmente quel cambiamento necessario e spazzare via tutto quello che è passato. Grazie. A lei, consigliere. Passiamo alle dichiarazioni di voto.